Amici all'ascolto, buonasera ed eccoci dunque con il vescovo della diocesi di Vato Ignazio Zambito nel suo consueto saluto per il Santo Natale, la benedizione per il Santo Natale e per il consueto saluto del fine ed inizio di nuovo anno. Nello stesso tempo noi chiediamo com'è la situazione nella sua diocesi. A lei la parola. Bene, intanto il mio saluto a tutti e al solito, in modo particolare, alle persone che per condizione di salute o di anni, di età, non potranno uscire, resteranno magari alcuni legati a una sedia o anche a un letto. Il mio augurio, il mio saluto e la richiesta di darmi una mano d'aiuto loro a me con la loro preghiera e con l'offerta della sofferenza, che significa accettarla e nella fede metterla accanto a quella di Gesù, morto in croce e risorto. Per quanto riguarda l'augurio a tutti, voglio dire una cosa molto semplice. Quest'anno mi hanno fatto dono di un presepio che è questo, che è qui, in cui se uno guarda senza attenzione vede un presepio, se guarda con più attenzione vede che i personaggi hanno tutto il volto di bambino. Non so se si riesca a vedere in modo sufficiente. È un presepio che ho trovato particolarmente originale e significativo, perché il bambino Gesù che nasce a Betlemme, il bambino Gesù che è portatore di un messaggio che è lui stesso, che è un messaggio di pace, di solidarietà, di condivisione, è inutile che ci illudiamo, sarà accettato semplicemente se ci faremo bambini, e cioè se del bambino o dei bambini recupereremo la innocenza, la spontaneità, la sincerità, il non pensare sempre duplice o quadruplice, la fiducia, l'attenzione, il desiderio della novità. Insomma, se siamo bambini, non nel senso infantile, ma nel senso dell'autenticità, probabilmente capiremo un po' di più. E mi auguro, e il mio augurio è questo, che capendo un po' di più si faccia un po' di più. Questo è un augurio che mi sentirei di presentare al Santo Padre, a me stesso, ai sacerdoti e a voi carissimi che mi state ascoltando, utilizzando, fruendo dei mezzi che la scienza e la tecnica ci mettono a disposizione. Migliore augurio di questo, io in questo minuto non mi sento, non trovo di fare. Ecco, ringraziamo per quanto riguarda per la sua benedizione e per il suo augurio per un prossimo e sereno anno. Ebbene, e adesso andiamo invece a trattare la situazione della diocesi in Sì. questo anno particolarmente difficile, soprattutto dal lato della crisi economica. Ecco, specialmente i più poveri. Che cosa voi avete offerto e che cosa potete offrire e secondo il suo giudizio come si prospetta questa situazione? Innanzitutto iniziamo quanti sono. Cioè, senza sapere magari il numero, ecco, ma la situazione com'è effettivamente? Ci sono delle persone che vengono a mangiare da noi. Noi siamo una piccola città, mi sto riferendo in questo minuto a A Patti parte, Città. certo. Però il discorso con gli opportuni adattamenti, con le opportune attenzioni riguarda anche Patti come diocesi. Certo, Patti come 33, quanto sono? 38 comuni, non ricordo preciso. 42 comuni, 42 42 comuni, sì. comuni. Naturalmente Palermo è una cosa, Roma è una cosa, Patti è un'altra cosa. E se noi abbiamo, poniamo 10, questi 10 corrispondono alle centinaia di Palermo e di Roma. Però questa realtà c'è ancora e c'è di più, non solo, ma adesso comincia ad esserci anche la realtà di gente che finisce, smette di curarsi perché non si può curare. Ecco, questa è purtroppo Questa un'altra realtà situazione che sta prendendo si sta decisamente piede. prendendo piede, sta prendendo piede, ahimè, insieme ad altre miserie di tipo morale di chi approfitta di questo per spillare soldi, non dico a me, ma anche in giro. Questo Ecco, in media, ecco purtroppo. così in media, senza dire il numero esatto, chiaramente, adesso non solo vengono anche a mangiare, ma addirittura chiedono anche dei soldini per il Questo mese, sempre, e qui sempre. bisogna essere più attenti perché pecunia non olet, dicevano già gli antichi, nel senso che qua il furbo, il furbastro si incunea più facilmente. Per
Certo, io non posso farmi bloccare dalla furbizia di alcuni, ma devo stare attento perché i soldi che io posso mettere a disposizione non sono miei, io soldi non ne ho, sono certo. soldi che la gente, che la provvidenza mi mette in mano, e quindi io devo essere attento a che vanno a finire. Certo. Mi pare ovvio che sia così, quindi niente cedere alla furbizia, niente farsi bloccare dalla furbizia. Perfetto. Ci sono queste sacche di povertà, il lavoro non c'è. La gente scappa, è una pena andando in giro nei nostri paesi vedere strade intere con case chiuse. E sono chiuse perché? Perché sono andate via. E chi è andato via? Purtroppo è andata via, va via, la generazione giovane. E non è che va via certo. il pensionato di 80 anni, certo. va via il giovane che dice come faccio a maritarmi, come faccio a portare avanti una famiglia che magari è già costituita, che avvenire posso dare a me stesso e agli altri. Per cui c'è non solo un impoverimento numerico nei nostri paesi, ma c'è un impoverimento anche di tipo, non solo numerico, ma qualitativo. Certo. I più robusti, quelli che cercano un lavoro vanno via, gli anziani sono qua. Per esempio, in un nostro paese basterebbe osservare che a fronte di 20 funerali si fa un battesimo. Certo. Ecco, per dire un'indicazione... Per carità, non è che voglio essere fare numeri, scalette, equazioni, no. Però l'indicazione viene anche da questo aspetto. 20 funerali, un battesimo. 20 funerali, un matrimonio ogni 2 anni. Che non è semplicemente che non ci sono i matrimoni, che non ci sono i matrimoni in chiesa. Non ci sono i matrimoni. Certo, e quindi c'è un calo anche per i matrimoni. C'è. Ecco, spiegate il perché del calo dei matrimoni, soprattutto religiosi. Ma non è solo quello religioso. Io mi sento dire da gente che non si sposa perché non lo può fare. Quando io faccio osservare che i soldi non ci vogliono per il matrimonio, ma ci vogliono per dare sfogo alle mode, la gente resta perplessa, interdetta. Perché da una parte mi dà ragione, ma da un'altra parte c'è la schiavitù anche delle mode, della moda, certo. fino a un certo punto, ma oltre a quel punto non è schiavitù, è la impossibilità vera, la difficoltà quantomeno certo. vera, la situazione è questa. Rispetto allo scorso anno che calo c'è stato per i matrimoni? Ma come valori numerici siamo là. Cioè lo stesso quasi. In ogni caso, sì siamo là, in ogni caso, per me vescovo, per me sacerdote, quando una difficoltà di questo genere riguarda 50, mi dispiace. Ma se riguardasse uno solo, mi dispiacerebbe pure. Certo. Perché noi, quando parliamo da un punto di vista morale, non dobbiamo tenere presenti solo i numeri. Certo. Che hanno il loro valore, intendiamoci, certo, non è che stiamo dicendo... Però, se il disagio è vero, non bisogna guardare solo i numeri. C'è una persona che soffre, una persona che non si può esprimere, una persona che non ha prospettive, questa è già perfetto. Una sconfitta per la società, anche dal punto di vista politico. Certo. Ecco, ritornando per quanto riguarda i rapporti con il comune di Patti, come sono, ma anche con gli altri comuni, e soprattutto per quanto riguarda questa famosa ristrutturazione che dovrebbe partire dal centro storico, dove si nota che anche la Chiesa dovrebbe essere in collaborazione, vede. Noi siamo sempre a disposizione. Campetto sportivo, vede anche. Noi siamo sempre a disposizione. Quindi. Questa porta non si è mai chiusa in faccia a nessuno. Però è chiaro che né alla gente che ci ascolta, né a lei, né a me che sto parlando, piacciono le chiacchiere. Ecco, appunto. Perché c'è poi, che poi rendiamo per andare a tindare quella sì. famosa... annosa questione. Sì, esatto, ecco, ma Presidente, con ordine, per quanto riguarda il suo famoso campetto sportivo, è la strada per la circonvallazione, allora, perché deve passare sui terreni della Chiesa. Guarda questa questione, io ho dato la mia disponibilità. Ecco. Siamo fermi alla disponibilità. Non si è fatta niente. Siamo fermi alla disponibilità. Però questa porta non si è mai chiusa in faccia a nessuno. Per quanto riguarda il suo famoso progetto di circonvallazione al santuario di Tindari, in modo che si possa uscire... Siamo fermi al mio progetto, alla mia proposta. Cioè, nonostante che la Chiesa ceda gratis i terreni di sua proprietà... Siamo ancora a quella proposta. I tempi sono difficili anche da questo punto di vista. Durante la sua gestione, che tra parentesi è stata... È lunga perché è il vescovo che più di tutti ha governato la città. Ormai è lunghissimo, ormai sono un quarto di secolo. Tra Valenza si è annunciato anche, non so se conferma, che chiederà le dimissioni al raggiungimento del 75° anno. Non questo lo conferma. Non perché... è una mia decisione. No, è appunto. Sì. Tutti i sacerdoti che abbiamo cura di anime, in concreto vescovi e parroci, al compimento dei 75 anni
dobbiamo presentare le dimissioni, cioè dobbiamo rimettere il mandato nelle mani del Papa. Così ci saranno energie nuove, nuovi progetti, nuove fantasie, nuove idealità, nuovi entusiasmi, sempre per il bene di tutti. Rapporti con gli extracomunitari, quali sono le... Ma anche in quel campo, lo sa che adesso questi due fratelli trovano più difficoltà a trovare un lavoro? Perché certi lavori che prima i nostrani, gli indigeni, diciamo così, snobbavano, e Li ora fanno li loro, fanno loro, certo. le fanno loro, e non c'è motivo di spiegare i motivi per cui le fanno loro, perché è così. Per cui andando in giro, mi è capitato anche ieri, sono andato all'ospedale, ho incontrato due di questi amici che facevano da badante, e ce n'era uno di troppo al letto di una persona. Dico, tu lavori? Dice, da un anno non lavoro. Dicevo Ecco, così. la comunità che più si è integrata è che più segue la Chiesa. La comunità è quella dell'India, precisamente Sri Lanka. Questi sono quelli che più integrati, più vicini a noi. Certo, anche tra di loro hanno difficoltà. Perché? Perché c'è una regola che si chiama la regola dei grandi numeri. Se noi siamo due, possiamo essere due perfetti galantuomini o due delinquenti. Certo. Se siamo 20, in 20 e forse anche in meno di 20 c'è un po' di tutto. Una persona per bene, che desidera il lavoro, che è disponibile, e c'è la persona con qualche piccolo problema. Ecco, le altre comunità, specialmente quelle di religione islamica, si sono integrate bene qui. Dunque, noi per quanto riguarda il poco tanto che possiamo fare, non facciamo distinzione. Se uno viene e bussa alla porta della chiesa, noi non chiediamo di che religione sei, Perfetto. chiediamo che cosa ti occorre, di che cosa hai bisogno. Però, ripeto, qui altre comunità mi sembrano dal punto di vista numerico marginali. Però, ripeto, ci tengo a dirlo, quando una persona bussa alla porta della chiesa, la prima domanda non è di quale religione sei, ma la prima domanda è cosa vuoi? Cioè nel senso di che cosa hai bisogno? Poi le scelte personali, l'approccio alla fede è una cosa importantissima, ma è un'altra cosa. Perfetto.